questi, ecco, non sono veramente tutti, ma sono già troppi, insomma, oddio, così diversi l'uno dall'altro, poi, che è stato un po' un impegno difficile da mantenere, insomma, in genere si cerca di, una volta imboccato un certo stile, di continuare con quello. Mi sono anche un po' divertito in fondo a cambiare genere, ma no, parlare dei corti, di cui non dico niente naturalmente su quella che è, sapete, non vuole essere la prima giuria a cui partecipo, ci dovete credere, quando ho detto l'altro giorno che proprio non amo proprio essere in giuria in quanto giudicare dal giudice il lavoro degli altri, io mi entusiasmo per cose che magari poi non sono importanti per gli altri, sono importanti solo per me, no? Però ho fatto un'eccezione e devo dire che globalmente non mi pento del fatto di essere venuto e di far parte della giuria, di aver fatto parte. Sono tutti straordinariamente tecnicamente risolti, cioè, sono cose che noi non facevamo all'età in cui i nostri amici hanno fatto questi film, cioè si arrivava a essere direttore della fotografia a 40 anni perlomeno, perché prima non veniva data fiducia. Quindi in qualche modo fortunatamente le nuove tecnologie, cui ho un po' portato un piccolo contributo con Michelangelo Antonioni quando aveva fatto già nel 79, ma tutti giravano su pellicola ancora, e io giravo anche su pellicola, il film Il Mistero di Overwald con Monica Vitti, perché era la prima sperimentazione nel mondo che si potesse tentare di far cinema, forse anche non con la pellicola, che aveva comunque molti limiti, e quello soprattutto che c'erano grandi mezzi per fare film. Oggi infatti io sono stupefatto dalla capacità di questi giovani registi, anche naturalmente i loro collaboratori, i direttori della fotografia, come credo io li chiamo più autori della cinematografia, ma insomma va bene direttore della fotografia, cioè riescono a fare, io insomma non dirò niente, ma sono abbastanza stupefatto e insomma sto un po' pensando, se noi avessimo dovuto fare le stesse cose che questi ragazzi hanno fatto oggi e ci hanno mostrato, i budget sarebbero stati altissimi e le difficoltà grandissime, cioè loro hanno questa, cioè un messaggio di positività, voglio dire, oggi si sente difficile, no? Dicevo quasi per la moltitudine, il cinema è naturalmente calato come dal punto di vista degli ascolti, diciamo, cioè delle sale purtroppo, no? Però insomma c'è la televisione che con i film per la televisione aiuta molti talenti ad emergere, probabilmente molti attori anche molto bravi. Bene, quindi grazie a tutti per le mani. Con la quale mi sembra che voi portiate avanti questo progetto, le vostre idee, nell'unica maniera per poter evolvere. Grazie.